Cari amici, ben ritrovati sul mio canale. Questa volta siamo a Ferragosto, lontano dai garage, lontano dai banchi del fai da te, in una location estiva per rilassarci un pochettino sia dal lavoro, perché siamo in ferie, sia anche dal caldo che ci impedisce di eseguire qualche progetto. Comunque un'occasione buona per distrarci, ma ogni tanto la testa va sempre sul canale, sul fai da te, e diciamo che ho avuto una buona ispirazione per realizzare questo video, se così possiamo definirlo, vlog, non so se si può definire così, anche perché non sono un particolare esperto di vlog, e quindi tanto per farci qualche chiacchiera. E quindi, che dire, il canale sta andando lentamente bene, benino, diciamo, mi porta le dovute soddisfazioni. E per chi mi conosce bene, ho iniziato quasi 2 anni fa a proporre piccoli video tutorial semplici sul fai da te, sia elettrico casalingo che soft, io lo definisco industriale, dove si parlava dei relè, si parlava degli interruttori, comunque video tutorial di base, anche perché in rete vedevo che ce n'era qualcuno, ho iniziato così in pratica, ma diciamo, ero convinto di dare qualche informazione in più, anche se qualcuno mi ha criticato perché dice che parlo troppo nei tutorial, dico troppe parole e vado poco ai fatti, però ritengo che un buon video, un buon tutorial debba avere anche delle nozioni, oltre che visive, anche di tipo praticamente teorico, mentre ovviamente si vede sviluppare il tutorial stesso. Quindi è giusto che anche dal più semplice collegamento di interruttore di presa si capisce quello che si fa e non andare per tentativi, quindi meglio provare praticamente mezza volta e riuscirci, perché avete visto il mio tutorial, grazie. Quindi tutto qua. E nel frattempo mi sono evoluto, se così si può dire, a creare dopo un paio di mesi piccoli progettini. Ho iniziato con l'alimentatore variabile, mi ricordo, ho iniziato con costruire qualche fesseria, mi ricordo il tutorial del telaino salva traversa, che per evitare che il cane andava a rosicare o per dispetto a distruggere la traversa, quindi ho creato quel telaino con la rete. Questi erano i primi progetti, e man mano ovviamente, dato che il canale cresce, è giusto dare sempre qualcosa in più, perché ovviamente chi ti segue pretende sempre di più. Questo è normale, anche io quando seguo gli altri pretendo, anche per istinto, che chi seguo mi dia sempre qualcosa in più. Io ci sto provando, il canale lentamente sta crescendo e mi state dando le dovute soddisfazioni. Ripeto, qualche critica, perché qualcuno mi dice: ah, parli troppo, fai vedere meno i fatti, o perlomeno prima di giungere ai fatti parli troppo, devo portare il video avanti. Io ritengo di continuare su questa linea, anche se a volte cerco di fare qualche video con meno parole e più fatti, però dove con i grafici, con i disegni dei circuiti cerco di esprimermi nella maniera più esaustivo possibile, perché io mi metto nei panni di chi inizia da zero e vuole le proprie soddisfazioni. Così io faccio quando vedo i video degli altri, e mi permetto comunque di giudicare coloro i quali danno per scontato tante cose, e ritengo che la mia linea sia questa. Comunque, per abbreviare, vi ricordo appunto, per chi non l'avesse ancora fatto, che per chi non l'avesse visitata, che ho un canale Instagram e una pagina Facebook chiamata Sebitorisi DIY-fai-da-te, dove do qualche anticipazione dei miei progetti, perché come tutti sappiamo, a volte o quasi sempre il video tutorial non è la registrazione di un video tutorial non è il prodotto di ciò che si registra per la prima volta. Molto spesso, soprattutto con i progetti, si deve procedere a vari tentativi, a vari prototipi, per poi arrivare praticamente al dunque e prendere il succo, fare un lavoro di editing, se per quello che riusciamo a fare. Ovviamente non siamo professionisti del video, non siamo cinematografi, ma siamo quelli che col fai da te e con le proprie esperienze, quindi togliendo la parte professionale che c'è in noi, riusciamo a far arrivare davanti ai vostri monitor, davanti ai vostri smartphone o telefonini, quello che può essere di quotidiano, che ci possa essere di quotidiano nei vostri dubbi. Quindi la pagina Facebook che ho aperto e anche il profilo Instagram serviranno, almeno secondo mio parere, a dare a voi qualche anticipazione, a voi che ci seguite. Quindi a volte, secondo me, è più importante capire il feedback che c'è da parte
parte vostra su quello che si sta costruendo che sperimentarlo sul video pubblicato stesso. Quindi a volte lo vedo da qui ciò che la reazione un po' del pubblico che ha nei miei confronti su quello che sto realizzando. Bando alle ciance, vi do qualche anticipazione prima di rilassarci per qualche altro giorno e poi ritornare sui garage a cercare di completare qualche video. Allora, recentemente avete visto una recensione di una GoPro alternativa, o se così possiamo definirla, una versione economica di un action cam. Molti mi avete criticato in privato, soprattutto dice: Sebi, ti metti a creare adesso unboxing, recensioni, non fai più progetti. Ma chi mi dà la possibilità di ricevere qualche prodotto, io vado a scegliere quel prodotto che mi dà la possibilità di sviluppare un progetto. Infatti l'action cam che avete visto, se così possiamo definirla, la versione economica della camera sportiva, servirà a un progetto imminente che sto per editare, già l'ho completato e mi risulta, e non so se ne avete visto l'anticipazione sui miei canali, sulla mia pagina Facebook, dove ho realizzato appunto un braccetto costituito da bacchette di alluminio e qualche video di acciaio inox, che è destinato ad essere usato sott'acqua praticamente, quindi immerso in mare, per andare a inquadrare con l'action cam dei punti difficili a volte da raggiungere, dei punti che sono sotto squadra, sotto delle rocce o sotto delle cavità. Grazie a questo braccetto riusciamo a orientare l'action cam con delle posizioni sotto squadra. Andate a vedere quel video di pochi secondi che ho messo sia su Instagram che sulla pagina Facebook e vedrete di cosa sto trattando. Ancora era in versione prototipale, quindi chiuderò nei prossimi giorni questo progetto e lo pubblicherò e cercherò di fornirvi qualcosa di utile e allo stesso tempo di divertente, perché ovviamente il fai da te nasce anche per svago. Guai a utilizzare il fai da te per accanirci l'uno con l'altro o comunque creare tensione o creare malessere, quello non deve succedere. Quindi si deve creare qualsiasi cosa, noi makers, se così ci possiamo definire, creiamo qualcosa per condividerla e per farci, per diciamo sfogare le nostre manualità in un certo senso. Poi chi mi ha seguito già nelle ultime settimane avrà visto che ho tagliato del polietilene alimentare, sono dei pannelli, appunto, qualcuno lo chiamano in vinile, è una sorta di pannello che sembra plasticoso, comunque in materiale ovviamente artificiale, che ho utilizzato per realizzare il prossimo progetto, che è impegnativo. È un progetto che l'ho lasciato, l'ho ripreso più volte perché mi sta togliendo via del tempo. Nel frattempo devo realizzare anche quelli piccoli, giusto? Quindi ve lo svelo, sarà un distributore automatico crocchette per i nostri cuccioli, quindi collaudato e dimensionato per il mio cagnolino di piccola taglia, che in determinate fasce orarie e con una certa logica abituerà il nostro cucciolo a pranzare, a fare la poppata sempre nello stesso orario, quindi in un certo senso a educarlo. Sarà un pet dispenser, ce ne sono in giro centinaia di tipi, però noi ci abbiamo messo la nostra, perché ovviamente noi makers dobbiamo sì creare qualcosa o ispirarci a qualcosa di esistente, ma metterci qualcosa di nostro, qualcosa di personale. Sarà costituito da una parte meccanica, una parte elettromeccanica e una parte che per la prima volta mi avvicina al mondo di Arduino. In questo progetto c'è un buon contributo a livello di consiglio di opinione del nostro amico che conosciamo tutti, il grande Daniele Tartaglia, che a cui ho parlato di questo progetto e mi ha dato dei consigli e delle idee. Anche perché lui è un bravo di Arduino, ci propone i suoi bei prodotti e ritengo che personalmente, avendo io delle basi di linguaggio C, perché è il linguaggio con cui si scrive il codice di Arduino, studiato sia in facoltà che alle scuole superiori, quindi prima di diplomarmi, ho rispolverato queste conoscenze di base sul linguaggio C, e perché non sfruttarle per programmare appunto questi controllori, questi circuiti programmabili che è il fantastico mondo di Arduino. Quindi per la prima volta mi avvicinerò al mondo di Arduino cercando di interfacciare e di automatizzare questo pet dispenser. Non aggiungo altro, ovviamente qualche altra settimana passerà perché ci sarà
ancora una fase di programmazione, una fase di collaudo e di editing, perché poi quello che toglie via tanto tempo sarà anche l'editing, cioè quello che serve a far capire voi quello che ho cercato di fare. Va bene, per quanto riguarda poi il, diciamo altri piccoli video, almeno tra i progetti grossi c'è questo, poi man mano nasceranno altri progetti, sicuramente ci sarà in mezzo una sponsorizzazione, è la quarta da quando io ho aperto il canale, una sponsorizzazione dove appunto parlerò di canali e del fai da te. Ovviamente essendo ancora, io mi ritengo ancora piccolo, non mi posso permettere di giudicare quali canali siano emergenti o meno, perché lo potrei esserlo anche io. Quindi come al solito aprirò un post sul gruppo Fai da te Universale che ci permette appunto di aprire queste candidature, ovviamente ringraziando il gruppo stesso, che ci permette di aprire queste candidature, e i primi N canali sul Fai da te, ovviamente Fai da te, che hanno un progetto interessante da far vedere e vengono scelti da me per costituire il video della sponsorizzazione. Io credo che a breve aprirò appunto la quarta sponsorizzazione con questo sistema, quindi seguitemi sotto questo punto di vista. Per il resto cosa dire? Io spero di regalarvi sempre cose interessanti, anche perché, ripeto, il Fai da te deve rilassare, deve distendere, non deve accanire. E lo dico sempre quando rare volte mi presento in questo modo a discutere con voi. Capita spesso in altre discipline, se così possiamo definirle, in altri rami di YouTube, come ad esempio, purtroppo con rammarico lo devo dire, il gameplay, che si litiga tra i vari YouTuber. Io non mi definisco neanche YouTuber, ve lo ripeto, sono un appassionato che cerca di dare, di esprimere e condividere le mie emozioni con voi. Ma spesso in altre categorie del Fai da te si litiga, quindi questo non deve succedere assolutamente tra noi del Fai da te, anzi ci si deve aiutare. Io ho intenzione anche prossimamente, infatti me ne sono ricordato, di continuare a parlare di motori di lavatrice, questa volta perché molti siete stati contenti, mi avete dato appunto la vostra approvazione su come ho realizzato qualche motore, qualche video che parlava di motori di lavatrice, e spero di realizzare la parte meccanica di ciò che vi siete chiesti la maggior parte di voi, quella di ridurre giri e aumentare la coppia. Quindi realizzeremo forse una trasmissione dove cercherò di coinvolgere qualche bravo tornitore che conosciamo, che ha un canale che è pure bravo. Vediamo se riesco a chiudere questa partnership. Farò realizzare un pezzo a un bravo tornitore e magari vedremo come realizzare una trasmissione che mi riduca i giri e mi aumenti la coppia per i motori di lavatrice. Perché come ben sappiamo questi motori a volte, soprattutto con la spazzola, hanno elevati giri e ce ne facciamo poco se vogliamo realizzare un elettroutensile Fai da te. Quindi meglio ridurre meccanicamente che ridurre elettricamente, perché poi perdiamo in coppia. Non mi dilungo nelle chiacchiere, vi auguro buon proseguimento dell'estate, buon Ferragosto e cari amici, ci vediamo alla prossima con i miei video tutorial. Grazie e buon Ferragosto a tutti.